Luigi, Radio Vacanze, oggi in agenzia è venuto a trovarci Pietro Romano. Ciao Pietro, grazie che sei venuto, Grazie a fa voi per avermi piacere. invitato. È venuto a presentare il suo spettacolo e soprattutto una cosa molto molto interessante. Pietro nasce come attore e anzi forse secondo me è l'espressione del teatro romanesco nei tempi moderni, quello che è oggi proprio, no? Anche non volendo, Anche siamo a questi. Il suo spettacolo, il Conte d'Attia, soprattutto è al Brancaccio. Allora, due cose importanti. Intanto sicuramente andarla a vedere dall'11 al 12 giugno, sono due serate uniche, sì, esatto, sono qualcosa di particolare. Per una persona come lui, un professionista, arrivare a questi livelli è una cosa sicuramente fantastica. E dall'altra parte c'è un pubblico che riceverà sicuramente il meglio che un attore può dare. Beh, questo sicuramente lo spero, ovviamente quando si fanno cose così importanti bisogna mettercela tutta. Già lo si fa anche in un Normalmente. teatro, sì, diciamo più piccolino, più raccolto. Quando si Brancaccio. arriva in situazioni così È un po' come grandi, giocare in nazionale, diciamo, via. esatto, mi hanno chiamato Abbiamo per la nazionale. Mi questo. sto Allora, allenando adesso. esatto. Quello che è importante, dovete sapere questo, voi andate a vedere Pietro Romano al Brancaccio con il Conte d'Attia l'11 e 12 giugno, poi mi scrivete e se prenotate da Viaggio in Vedo, Radio Vacanze, dice sono andato a vedere Pietro, noi vi scaliamo il prezzo del biglietto che avete pagato. Cioè, più di così, Va, ma va. davvero? Sì. Io non lo sapevo, l'ha detto Vabbè, adesso qui, in una diretta, sorpresa, grazie, lo bacio in diretta. Troppo grazie. buono, troppo buono. Questa significa voler far bene. Radio Vacanze, Viaggio in Vedo, Pietro Romano ci tengono a fare le cose per bene. Allora, grazie ancora che sei venuto, Grazie mi a ha fatto un voi, grazie a voi. piacere. Conte d'Attia a Pietro Romano, 11 e 12 giugno, Teatro Brancaccio. Ciao a tutti, Vi aspetto. mi sembra il minimo. E come sempre la vacanza suona su Radio Vacanze.